6:50 io me ne andai. Come oggi i ragazzi vanno in India, vanno via, anch'io me ne andai nauseato, stanco da questa Roma, sta Roma del dopoguerra. Io allora a 20 anni mi trovavo di fronte a questa situazione, andai via da questa Roma anni 50 e me ne andavo da quella Roma addormentata, da quella Roma puttanona, borghese, fascistoide, quella Roma del volemose bene, andiamo avanti, quella Roma delle pizzerie, delle latterie, dei sali e tabacchi, degli erbaggi e frutta, quella Roma dei mostaccioli e delle caramelle, dei supplì, dei lupini, dei maritozzi con la panna, senza panna, delle mosciarelle. Me ne andavo da quella Roma dei pizzicaroli, dei portieri, dei casini, delle approssimazioni, degli imbrogli, degli appuntamenti ai quali non arrivavo mai puntuali, dei pagamenti che non vengono effettuati, quella Roma dei funzionari dei ministeri, degli impiegati, dei bancari, quella Roma dove le domande erano sempre già chiuse, dove ci voleva una raccomandazione. Me ne andavo da quella Roma dei pisciatoi, dei Vespasiani, delle fontanelle, degli ex voto, quella Roma della circolare destra e della circolare sinistra, delle mille chiese, delle cattedrali fuori le mura, dentro le mura, quella Roma delle suore, dei frati, dei preti, dei gatti. E me ne andavo da quella Roma degli attici con la vista, la Roma di piazza Bologna, di via Veneto, di via Gregoriana, quella d'Annunziana, quella eterna, la Roma del giorno e la Roma di notte, la Roma turistica, la Roma dell'orchestrina Piazza Esedra, la Roma de propaganda fide, la Roma fascista de Piacentini. E me ne andavo da quella Roma che ci invidiano tutti, la Roma caput mundi, del Colosseo, dei fori imperiali de Piazza Venezia, dell'altare della patria, dell'università di Roma, quella Roma sempre col sole, estate e inverno, quella Roma che è meglio di Milano. Me ne andavo da quella Roma dove la gente orinava per le strade, quella Roma fedente, impiegatizia, dei mille bottegai, degli Annetti, dei Gucci, dei Ventrella, dei Bulgari, dei Sciosta, commerciale italiana, del Monte di Pietà, di Campo dei Fiori, di Piazza Navona, quella Roma che c'hai una sigaretta e prestami 100 lire, quella Roma del CONI, del concorso ippico, quella Roma del foro che portava e porta ancora il nome di Mussolini, me ne andavo da quella Roma del merda! Mamma Roma, addio! Al grande Remo Remotti da parte dell'orchestra operaia del maestro Massimo Nunzi con Michele Andreozzi, Massimiliano Bruno, Cecilia Dazzi, Claudia Gerini, Stefano Fresi, Carlotta Natoli e Max Paiella. Grazie all'orchestra operaia non ci poteva essere apertura migliore qui dal 1° maggio di Roma.